Presentazione del libro Il calcio nella dimensione europea e locale, l'Agragas in bianco e nero, scritto dal giornalista Enzo Nocera e dal vignettista Basilio Borgo. La pubblicazione, patrocinata dal gruppo del Partito Popolare Europeo, si avvale del contributo dell'europarlamentare ed ex calciatore delle giovanili dell'Agragas, Salvatore Iacolino. Vediamo l'intervista. Un libro dedicato al calcio, alle regole comunitarie, ma anche una parte dedicata a uno dei momenti storici dell'Agragas. È proprio così, un richiamo alla memoria, a regole, ad insegnamenti che hanno fatto tanti giovani, dei bravi calciatori prima e delle persone per bene, capaci di muoversi in un sistema che è davvero complicato. Stili di vita appropriati, contrasto al doping, alle discriminazioni razziali. Lo sport è bello quando è pulito, un contrasto forte nei confronti delle partite truccate, è invece un inno reale nei confronti di sentimenti puri. L'accostamento nei confronti dello sport è essenziale. Noi tifiamo Agragas, ma quello che più conta è avere uno sport sano e pulito dove i giocatori possano confrontarsi in maniera sana per arrivare ad una vittoria attraverso delle regole sostanzialmente condivise. Lei giocava tra l'altro anche a quei tempi, nella primavera. Quanto è cambiato il calcio da allora rispetto a oggi? Beh, il calcio di adesso è certamente diverso da quello di 30 anni fa, quando io militavo nelle giovanili dell'Agras. Peraltro fu il primo anno in cui l'Agras era l'anno 76, ebbe i giovanissimi. Il calcio di adesso si alimenta più rispetto al passato di fonti pubblicitarie e quindi di risorse economiche rilevanti. Noi siamo convinti tuttavia che accostarsi al calcio, così come allo sport, lo si debba fare innanzitutto con il cuore. Quindi il calcio è aggregazione, è regole che devono essere accettate e soprattutto la capacità di competere per arrivare a un risultato fra due contendenti che possono vincere, possono perdere, ma subito dopo tutto deve tornare come prima. Quindi sport sano, sport pulito e soprattutto la capacità di stare tutti quanti insieme è bene per migliorare la propria personalità, la propria identità e comprendere che le regole del calcio poi sono quelle che ci sono nella vita di ogni giorno. E passiamo al calcio giocato. Domani si gioca per la squadra per la quarta giornata del torneo di Serie D al Seneto. Arriva la Battipagliese, la formazione campana. Arriva al Seneto in crisi nera, solo 2 punti ottenuti nelle prime 3 gare della stagione. Domani però potrà contare su 2 nuovi acquisti, Cammarota e Barbato. Se per loro è imperativo vincere per iniziare la risalita, dice il presidente dell'Agragas Silvio Alessi, anche noi abbiamo l'impellenza di tornare a fare punti. La differenza in queste circostanze può essere rappresentata dalla concentrazione, da una forte autostima, dal vigore fisico e dal calore dei nostri sostenitori. Sulla carta abbiamo questo vantaggio e lo dobbiamo sfruttare al massimo. Un aiuto importante potrà venire anche dai tifosi che domani in massa si recheranno all'Esseneto a sostenere i ragazzi di Pino Rigoli. Devono affollare gli spalti all'inverosimile, aggiunge Alessi, anche perché sotto questo aspetto non vogliamo essere secondi a nessuno. Domani potrebbe essere riaperta la tribuna laterale, quella tra tribuna coperta e la curva. È ancora a quota zero in classifica indicata dopo 3 partite di campionato. Domani si ritorna al Dino Liotta contro un avversario per nulla facile, la Vibonese. In eccellenza la Pro Favara, dopo il sorprendente cambio tecnico con l'arrivo di Pippo Romano al posto di Raimondo Filippazzo, domani cercherà la sua prima vittoria stagionale, ma l'impresa è ardua perché i gialloblu si recano sul campo della capolista Alcamo di Riccardo Chico, attualmente a punteggio pieno insieme al Rocca di Capri Leone. Il Gemini tra le mura amiche sfida la matricola San Sebastiano, trasferta difficile per il Camarat contro la San Cataldese. Il Raffadali ancora secco di punti in trasferta se la vedrà contro la galvanizzata Parmonval di Corrado Mutolo. Va alla ricerca del suo primo successo anche il blasonato Serra di Falco che in queste prime 2 giornate di torneo ha trovato qualche difficoltà nell'impatto con la categoria.
Nuove maglie per un nuovo campionato, la Fortitudo Moncada Agrigento ha presentato ieri le divise della squadra che verranno indossate dalla roster bianca-azzurro a partire dal primo appuntamento in Lega 2 Silver. Ma i riflettori adesso sono puntati sull'evento di domani. C'è grande attesa tra i tifosi per la presentazione ufficiale della squadra. Prima dell'inizio del campionato, il 28 e 29 settembre, i tifosi appassionati potranno seguire l'importante quadrangolare di pallacanestro dedicato al giornalista sportivo Gerlando Micalizio, scomparso quest'estate. Un professionista, un amico ed un appassionato della Fortitudo al quale la società intitolerà la sala stampa del palazzetto. Sul parquet di Porto Empedocle scenderanno in campo, oltre alla squadra di casa, anche tre società siciliane di Lega 2 Gold: Trapani, Capodorlando e Barcellona Pozzo di Gotto. Tanti i presupposti per una o due giorni di alto livello sportivo. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi lascio come di consueto le nostre previsioni meteo. Grazie per averci seguito. A tutti voi una buona domenica. Un cordiale saluto dalla redazione di trebimeteo.com. Domenica l'insegna del bel tempo praticamente su tutto il nostro paese grazie all'alta pressione, anche se l'ingresso di correnti dei massistrati da nord-est favorirà un po' di addensamenti, specie sulle pedemontane del nord, ma anche qualche nota instabile all'estremo sud. Vediamo intanto le temperature minime che saranno nelle medie del periodo senza grosse variazioni, al più in lievissimo aumento al nord. Per quanto riguarda i valori massimi, da segnalare valori appunto stazionari, forse in leggero calo lungo i settori adriatici per l'ingresso di correnti un po' più fresche orientali. Passiamo al dettaglio previsionale per il nord, dove la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, anche se con addensamenti piuttosto irregolari al mattino si potranno avere a ridosso delle pedemontane, specie del nord-ovest, in graduale assorbimento poi nel corso della giornata, altrove cieli da poco a parzialmente nuvolosi. Vediamo le previsioni per le regioni centrali, dove la giornata sarà bella, soleggiata, soprattutto lungo i versanti tirrenici, mentre su quelli adriatici, ma soprattutto sulla dorsale, si potranno avere degli annuvolamenti comunque di scarsa importanza. Passando infine alle regioni del sud, qui la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo, in particolar modo sulla Puglia e sui versanti ionici più settentrionali, mentre tra Calabria e Sicilia si avrà una maggiore nuvolosità con anche qualche nota instabile, come vi dicevo prima, e quindi la formazione di acquazzoni, specie tra il Messinese e il Regino, in sconfinamento poi verso la Sicilia meridionale. Bello infine sulla Sardegna con sole prevalente per gran parte della giornata. Bene, con questo è tutto, vi rimando i prossimi aggiornamenti su trebimeteo.com.